Hai giocato una posizione non tua, diciamo, questa è stata la mossa un po' a sorpresa del mister. All'inizio hai avuto qualche piccolo problemino, ma poi alla fine subito sei riuscito a capire anche il percorso della partita, come sviluppare, poi ti hai messo in tua sinistra e lì la sinistra della strada, come sempre sai fare. Sì, diciamo che mi sono dovuto un attimo ambientare, a destra faccio un po' più fatica, però ci ho messo poco, poi un attimo che ho ripreso i tempi, il giro, la confidenza, sono riuscito a fare anche abbastanza bene. Poi il secondo tempo il mister ha deciso di rimettermi al mio posto, però a me non cambia, diciamo, l'importante è dare un contributo positivo alla squadra e ottenere sempre il massimo. Ma Riccardo, Alberto, l'emozione di uscire fuori e esultare con i tifosi, cosa che era successa in passato, perché se la mare c'era Capuano, anche io l'avevo vista, questa volta è successo al contrario, e della firma di tutti e due, mi rispondi tu chiaramente in questo caso, perché siete tra i primi, diciamo, che hanno firmato anche per il rinnovo del contratto, che è la prima volta che vi sentiamo dopo di noi. No, sicuramente è un'emozione bella, forte, con i ragazzi della curva si è creato un bel rapporto e noi, insieme a loro, insieme al nostro staff, stiamo spingendo tutti dalla stessa parte, ma già dall'inizio, poi i risultati ci hanno dato una mano, quindi siamo un blocco unico e festeggiare lì sotto, vedere i miei compagni felici e contenti in questa maniera, per me è bellissimo e lo è per Dani e per tutti quanti. Del rinnovo, il fatto del rinnovo. Fatto il rinnovo, siamo contenti che andiamo avanti con questo progetto, ci impegniamo tanto, c'è tanto lavoro alle spalle, sia dentro che fuori dal campo, quindi è un progetto affascinante perché anche tatticamente facciamo delle cose anche nuove che magari non si sono viste, tipo anche la scelta sua di giocare a destra. Magari lo vediamo anche in categorie superiori, tipo la Roma di adesso, ho visto qualche partita fa, Marcelino mi sembra, Angelino, ha giocato a piede invertito, quindi insomma, è un progetto tecnico interessante, il gruppo è bello, la piazza merita molto di più perché questa piazza ha tutto per andare avanti, sia a livello calcistico che a livello di città, ci sono delle meraviglie incredibili. Daniela Savago. Due pezzi del puzzle importantissimo, un po' all'incastro se vogliamo. Alberto fuori dal campo, un po' come se fosse il motivatore di cui mister Pagliuca ripone una fiducia immensa, si denota ogni volta che parla di te. Daniele invece è in campo. Quanto vi completate veramente nello spogliatoio e quanto ci credete in questo sogno di Itaca? Vado io. No, ci completiamo. Io sono contento che Daniele sta facendo una grande stagione perché per me ha delle qualità importanti. Mi stupisce che ha giocato magari meno in B, che poteva fare molto di più perché ha delle qualità davvero, davvero belle. Io sono contento per lui che sta facendo alla grande. E io cerco di supportarlo, a supportare lui e i miei compagni nel miglior dei modi e anche in campo durante gli allenamenti c'è un confronto sia col mister tra di noi che ci fa crescere tanto ogni giorno e questa è la cosa bella. Sì, una domanda a cui volete rispondere uno dei due. Daniele non poteva rispondere in un attimo. Diciamo che Alberto è un po' il fulcro importante dello spogliatoio. E quindi sta attento a qualsiasi cosa, alla virgola, e lo seguiamo perché sa tanto di calcio, e ha giocato, ha vinto campionati, e quindi è un giocatore importante e quindi può far aiutare tanto i giovani che sono dentro lo spogliatoio. Il supporto e tu lo sopporti. Cosa vi siete detti al termine di questa partita? Quanto pesa questa partita per voi a 7 giornate alla fine del campionato, tenuto conto che c'è questo più 9 che comincia a essere veramente molto, molto importante? Pesa tanto, soprattutto perché arrivavamo da una settimana importante dove ci sono state 3 partite dure, intense, e quindi era importante riuscire a fare, diciamo, il filotto e allungare sempre di più sulla seconda e poi adesso vediamo domenica. Tony, domani tu? Sì, entrambi, vorrei rispondere. Mister chiedeva in conferenza stampa una prestazione da rimanere ferito.
un po' per tutte le vicende che hanno accompagnato a questa partita. Avete risposto alla grande, avete dato una risposta, diciamo, di quelle importanti. Il campo si è visto, parlavamo con il mister Tarantinotti, ma anche dal punto di vista fisico state benissimo, correte praticamente di notte. Vado. Sì, dai, il fatto della squalifica dello stadio, almeno io parlo a livello personale, è stato assurdo, perché chiuderci uno stadio in un momento del genere penalizza la società, penalizza tutta la città, ed era importante vincere per portare avanti il nostro sogno. Quindi sì, come ha detto il mister, ci ha dato fastidio, però allo stesso tempo abbiamo cercato di non crearci alibi, perché era... è importante arrivare alla fine e non permettere magari ad altre vicende di toglierci qualcosa. Dobbiamo riuscire a fare il massimo, evitando, cioè non pensando a questi torti, tra virgolette, perché a livello personale parlo, per me è un torto. E quindi niente, questo è il mio pensiero. Grazie, Donofrio. Insomma, più delusione, più rabbia, più carica questa situazione che si è venuta a creare. Poi non si è d'accordo, forse la vittoria di stasera è sicuramente dedicata ai tifosi che sono stati fuori, però anche al presidente, perché forse è quello che da un punto di vista pratico, insomma, perdere un pubblico come quello che poteva essere oggi un incasso in un momento anche del campionato, ci sono state squadre penalizzate per inadempienze, insomma, sicuramente è stato un colpo importante anche per la società. Sì, soprattutto, diciamo, il presidente è una perdita economica importante, soprattutto perché oggi sarebbe stato lo stadio tutto pieno, e poi soprattutto anche per noi, perché sappiamo quanto sono importanti per noi i tifosi e quanto ci spingono per 97 minuti, e quindi questa vittoria l'abbiamo fatta soprattutto per loro e per il presidente. Di Maio? Alberto, ora c'è un match, una tazza e tu conosci sin troppo bene, e hai anche vinto, ecco. Come si arriva con Zaccheria, oltretutto un Foggia che comunque in salute a quando ha cambiato allenatore? Sì, no, il Foggia è in salute, e giocare a Foggia, io ci ho sempre giocato da giocatore del Foggia, e è uno stadio difficile per chi viene a giocare, per chi va a giocare lì, quindi sicuramente ha delle insidie, perché riesce a spingere la squadra di casa tanto. È una partita particolare, ma noi dobbiamo lavorare sulle nostre cose. Il mister prepara le partite nel dettaglio, è davvero molto preparato. Penso che a livello personale sto imparando tantissimo, e quindi sarà bello affrontare questa settimana, ci darà sicuramente tutte le carte per affrontare questa partita nel migliore dei modi. A livello ambientale dobbiamo farci trovare pronti, perché è uno stadio che si fa sentire. Ultima, Mario Di Capua. Volevo chiedere a entrambi chi se la sente di rispondere. Mister Capuano è stato... è stato specifico in una cosa molto grave, secondo me, nei confronti della squadra della Juventus. Ha detto c'è stata maleducazione da parte di alcuni giocatori. Io chiaramente... Che cosa? Non ci ha detto, non è dato uno specifico, però l'ha detto in conferenza. Se voi volete dire qualcosa su questo, perché è una cosa che onestamente è un'accusa abbastanza... grave che ha fatto il mister Capuano. Io penso che deve guardare prima i suoi giocatori e poi guarda gli avversari, perché maleducazione ce l'hanno avuto prima loro, e poi è normale che quando ti insultano e per tutta la partita è normale che arrivi a un certo punto che rispondi. Parlo personalmente, perché io sono stato uno dei primi che ho risposto, e quindi è andata così. L'ultima che mi sono dimenticato, Davide Soccato. Sì, Daniele, come ti sei trovato a giocare sulla fascia destra, e come ti sei adattato a questo cambio di modo, questo tipo di gioco a specchio a partire in corso? No, mi sono trovato abbastanza bene, come ho detto prima, a parte i primi minuti dove dovevo trovare un po' la posizione, un po' confidenza con il campo, però tutto sommato bene. Poi abbiamo lavorato durante la settimana preparando così la partita. Il mister mi aveva detto se me la sentivo di fare quel ruolo, quindi per me non c'era nessun problema. Ragazzi, non mi dite niente, c'è un ruolo che non c'è. No, non devo andare di urgenza senza fare la domanda di chi. Alberto, tu hai giocato in squadra sempre anche abbastanza importanti, hai vinto campionati e tutto.
c'è qualcosa di questa Jugoslavia al nostro attuale, oggi è la 3ª giornata, che rivedi in qualche squadra vincente del passato, o è tutto totalmente diverso e ti sta sorprendendo? Allora, rispetto ai campionati vinti in passato è diverso, perché questa squadra mi stupisce giorno dopo giorno, magari a Foggia e a Crotone, un po' Latina di quando vinsi 10 anni fa era tipo questa, ma questa, perché il Foggia e il Crotone erano due squadre costruite per vincere, e quindi è stato bello vincere perché abbiamo vinto col gioco, eravamo un grande gruppo eccetera, ma questo è un gruppo di ragazzi giovani che veramente sono speciali, noi grandi facciamo la nostra parte, ma e loro sono, cioè siamo tutti un gruppo speciale, e questa è la cosa che mi stupisce giorno dopo giorno. E poi a livello di gioco siamo organizzati, andiamo in campo sappiamo quello che dobbiamo fare in fase di possesso, in fase di non possesso. Quindi insieme al mister si è formato un gruppo davvero, davvero speciale. Questa è la cosa che mi stupisce. Non pensavo di arrivare a questo punto del campionato e trovarmi in cima, e sono davvero contento di questo, ma dobbiamo rimanere umili perché sono 7 partite stradifficili. Non bisogna lasciare nulla al caso, pensare a Foggia, e rimaniamo col profilo basso tutti quanti. Grazie a tutti. Voglio dire una cosa per Alessandro Signorini, la cosa più bella. Ecco.